Io do giusto un po' di aggiornamenti su com'è attualmente la situazione, nel senso che probabilmente si è letto di un cessate il fuoco. Questo cessate il fuoco è una mossa, diciamo, diplomatica abbastanza insignificante per quel che riguarda l'incolumità delle persone sul territorio, perché anzitutto riguarda solo la striscia tra Tel Abyad e Sericani, e quindi solo i territori con le battaglie più dure. Soprattutto è un cessate il fuoco che di fatto presuppone una resa da parte della rivoluzione, cioè verrà rispettata la Turchia solo e soltanto nel momento in cui le forze siriane democratiche arretrassero di questi famosi 30 chilometri che sono sempre stati l'obiettivo del sultano assassino Erdogan. Non solo è di stamattina la notizia del crollo definitivo, del fatto che è stato raso al suolo l'ospedale civile di Sericaniye. Allora immaginate una città che sta per essere circondata, assediata da tutti i lati, in cui le persone sono allo stremo, ci sono centinaia di feriti e già molti morti. Allora mancano le medicine per i feriti, manca l'acqua per tutti, manca il cibo. E la Turchia continua a considerare ospedali, convogli civili, giornalisti, persone che stanno fuggendo a piedi, parliamo di oltre 200.000 persone che negli ultimi 9 giorni hanno perso casa propria. Che si sono, io ho assistito a questa cosa, evacuare Afrin è stato qualcosa di veramente indescrivibile. Vedere, pensate che da un giorno all'altro dovete prendere tutta la vostra vita, farla stare in qualche valigia e andare a piedi. Quindi questo è quello che sta accadendo per 200.000 persone dopo 9 anni di guerra, dopo 500.000 di morti, dopo vari milioni di sfollati che già ci sono. E tra parentesi, queste persone, molte di queste persone avevano trovato un posto sicuro nei territori della rivoluzione confederale, quindi parliamo per alcuni di un secondo, terzo spostamento, una seconda, terza volta in cui la propria casa viene completamente resa da qualcuno che semplicemente vuole garantire il proprio potere, un proprio progetto folle, perché poi Erdogan non pensa al popolo della Siria, ma sia chiaro che non ha mai pensato neanche al popolo della Turchia. Quindi per esempio, attenzione, le parole contano, quindi attenzione a dire i curdi, i turchi, perché la rivoluzione confederale parte dalla lotta di liberazione del popolo curdo, che ha più di 40 anni, ma è proprio per riconoscere al popolo curdo il ruolo che ha avuto che dobbiamo dire con forza che non è una rivoluzione solo curda, non ha una base di identità etnica. Sì, questo è un progetto pluralista che ha voluto essere inclusivo dal primo momento, quindi città come Kanslo, che è stata pesantemente sotto attacco in questi giorni, sono simbolo anche proprio della realizzazione di questo progetto, perché parliamo di siri, turcomanni, siriaci, circassi, arabi, curdi che vivono nella stessa città, che condividono, diciamo, appunto un territorio, una sorte comune, si prendono cura della comunità di cui tutti fanno parte, e la ricchezza di questa comunità sono proprio le sue differenze, cosa che invece è ovviamente avversa a, diciamo, l'atto fondativo stesso della Turchia, che ha imposto un'identità del tutto inventata, una bandiera, una lingua e un culto religioso unico. Quindi appunto è importante rendersi conto di questa cosa, perché anche questo lato risponde senz'altro a una questione che penso ci si ponga sia un problema, sia all'ordine del giorno in qualunque luogo. Sappiamo benissimo che per esempio queste 3 milioni e mezzo di persone, che appunto sono 3 milioni e mezzo di persone, non sono un numero,
sono state usate come arma di ricatto da parte di Erdogan nei confronti dell'Unione Europea per non intervenire, e questo viene dall'accordo ratificato nel 2015 tra Unione Europea e Erdogan proprio per la gestione dei flussi migratori. Quindi è evidente che questa tragedia umanitaria e politica non può relegarci a uno stato di depressione e impotenza, ma anzi deve chiamarci a una responsabilità nei confronti di quel popolo che ora sta venendo bombardato senza alcuna ragione. Sono persone come noi, non sono migliori, non sono peggiori, ognuno di noi ha chiaroscuri e può racchiudere dentro di sé le peggiori brutture e le più alte bellezze. Si sceglie da che parte stare e si costruisce insieme il senso etico che contraddistingue una comunità e una società. E, dato che siamo a un festival di fumetto, io volevo anche, mi sono ricordata una frase di un fumetto che per me è stato veramente dirimente, è stato molto significativo nella mia vita, ed è Vi per Vendetta di Alan Moore, disegnato da David Lloyd, di cui forse tutti abbiamo visto il film, forse non tutti abbiamo letto il testo. Invito a leggere il testo perché parla anche proprio delle contraddizioni che una rivoluzione, un processo sociale così profondo e vero si porta dietro. Nel film si vissero tutti felici e rivoluzionari, invece nel fumetto è chiaro che non è per forza la rivoluzione il tempo dell'armonia assoluta, no, c'è da mettere in discussione una vita portata avanti in un certo modo nei suoi fondamenti, quindi è un processo che richiede anche tanta fatica, tanto impegno, tanta responsabilità e pazienza, ma sicuramente consegna poi questo impegno, questa responsabilità, questa fatica e questa pazienza a coloro che la imbracciano, una vita molto più significativa di quella che purtroppo ci relegano spesso a vivere. E la frase che mi è venuta in mente è tra le meno significative, però si collega un po' a quello che stavo dicendo. Dice: tutti siamo speciali, tutti siamo eroi, innamorati, giullari, antagonisti, tutti. Perché effettivamente penso che sia importante anche rendersi conto che qui parliamo veramente di persone come noi, che vivevano sotto una dittatura spietata da decenni, perché la rivoluzione confederale, prima di liberare l'umanità intera dall'ISIS, si è liberata da una dittatura feroce come quella di Assad, con cui adesso, per colpa dell'inadeguatezza gli stati che assistono a questo massacro, con cui ha dovuto stringere di nuovo un'alleanza tattica, militare, come del resto fu quella con gli Stati Uniti, ma che dovrebbe preoccuparci molto, perché di fatto riconsegnare parti di Siria in mano ad Assad vuol dire riconsegnare la Siria a un progetto, cioè a uno stato teocratico, oligarchico, che non ha, nulla da nessuna dignità di stare. Un federalismo democratico è effettivamente un valore per tutti i popoli. Dicevo, stamattina è stato definitivamente raso al suolo l'ospedale di Serikanie. Serikanie nel 2013 è già stata teatro di accesissime battaglie, perché le forze siriane democratiche, allora non avevano questo cappello, erano le YPG, nel 2013, quindi ancora prima dell'ISIS, hanno cacciato Al-Qaeda, cioè Al-Nusra, che è la branca siriana di Al-Qaeda, proprio da quella stessa città. Prima, e l'esercito libero siriano dopo, che come dicevo è semplicemente un nome spendibile a livello mediatico per un accrocchio di bande jihadiste messe insieme dalla Turchia. Quindi, tra parentesi, vorrei anche
che il nostro pensiero andasse a tutte e tutti i martiri che hanno dato la propria vita, e sottolineo dato, che è ben diverso da perso, la lotta per la libertà e che anche per la nostra libertà. Stamattina sono venuta a conoscenza del fatto che è caduta martire una compagna del tabor di cui ho fatto parte io, Rosinda Candil, e vorrei che il nostro pensiero andasse anche a lei oggi. Quella delle IPG. Si è parlato del processo per la sorveglianza speciale. Ecco, questo processo in questo momento è più odioso che in altri, però dall'altro lato è anche ridicolo, perché quando, diciamo, abbiamo letto gli atti di questa proposta e si metteva così tanto l'accento sul nostro aver preso l'uso delle armi. Anzitutto, dei 5 proposti, per 2 la richiesta è caduta, siamo ancora, diciamo, 3 in attesa. Uno di questi 3 è fatto parte delle istituzioni civili, quindi non è neanche reale per tutte le persone in causa. Ma se io penso alla mia esperienza nelle IPG, veramente non penso a quando ho imparato ad assemblare un Kalashnikov, non penso quando ho imparato a usarlo, non penso a tutti quei momenti che sono strettamente come evidentemente la procuratura intende, o gli Stati-Nazioni intendono una formazione militare. La prima cosa che a me è stata detta quando io sono entrata nelle IEPG è: non abbiamo bisogno di gente che sappia usare bene il fucile qui. È particolare quando si entra comunque in un'unità militare armata che comunque di cui una delle regole è non separarti mai dal tuo fucile. Questo cosa vuol dire? Che effettivamente chiunque può imbracciare un'arma, non è veramente qualcosa fuori dalla portata di chiunque abbia un pollice o un pollice. Non si può rinunciare alla propria etica, non si può rinunciare alla propria umanità, non si può rinunciare alla solidarietà, e quello fa la differenza non solo sul campo di battaglia, perché lo stiamo vedendo in questi giorni, l'abbiamo visto a Kobane, l'abbiamo visto ad Afrin. Che cosa vuol dire sapere per cosa si combatte, scegliere di vivere in un certo modo o considerare una vita non libera e da schiavi un destino peggiore della morte? Fa la differenza anche sul campo di battaglia, ma soprattutto determina che cosa si è in grado di costruire quando i rumori della guerra si quietano, che cosa si potrà effettivamente ambire nel futuro. Non si può cercare di costruire qualcosa di completamente diverso da un progetto fascista come quello della Turchia o teocratico come quello dell'ISIS, se si hanno atteggiamenti simili. Non si può pensare di costruire una società rompendo l'oppressione patriarcale se le donne non sono autonome, non possono prendersi in carico della difesa di se stesse, della propria famiglia, del proprio territorio, della propria comunità. Non si può pensare che questo mondo venga levato dalle mani del vecchio bianco ricco a cui è stato consegnato, se non hanno una loro autonomia e piena voce in capitolo sul futuro, coloro a cui appartiene, ovvero i giovani. Non si può pensare che ci sarà effettivamente qualunque tipo di futuro se non pensiamo il nostro rapporto con la terra in maniera differente, come soggetti che ne fanno parte, esattamente come tutte le altre creature e gli esseri viventi, e non come coloro che possono disporne come meglio credono e possono pensare di trarne il massimo profitto senza alcuna conseguenza. Ecco, quindi io vorrei che fosse chiaro che nel momento in cui si usa anche lo stesso strumento, si
indossa da entrambi i lati un uniforme militare. Diciamo questo su un piano ideale, perché qua non stiamo parlando di uno scontro con gli stessi strumenti, cioè il secondo esercito della NATO ha a disposizione sul piano militare delle apparecchiature, delle armi completamente diverse da quelle che sono invece in mano alla parte per cui noi, diciamo, che noi sosteniamo, però anche fossero la stessa cosa. C'è una differenza sostanziale tra l'ISIS, tra l'esercito turco, tra l'esercito di Assad e le forze siriane democratiche, ed è veramente per cosa combattono e come combattono. Io veramente ho visto la verità profonda, la realtà del progetto sociale ora in atto durante la resistenza di Afrin. Un bombardamento, qualcosa di un assedio così pesante non è qualcosa che lascia il tempo per l'ipocrisia, lì viene fuori, diciamo, la natura profonda anche di una comunità e qual è, diciamo, il riflesso che si ha di fronte all'idea di poter perdere tutto, la propria vita, parte del proprio corpo, la propria casa. Ecco, una città che aveva qualche 100.000 abitanti circa, in 2 mesi è arrivata a quasi 600.000 persone. Cioè, laddove si poteva semplicemente scegliere la via del si salvi chi può e rimangano, diciamo, gli schieramenti militari a difendere il territorio, si è scelta invece l'opzione del o ci si salva tutti insieme o non si salva nessuno. E questo penso sia veramente, veramente importante da lasciare anche sedimentare nelle nostre coscienze, laddove spesso viviamo invece in una società in cui scatta il mors tua vita mea di fronte alle cose più insignificanti, di fronte a veramente questioni che non hanno poi effettivo valore. Ecco, si può essere quel tipo di persona, ma se ne può essere anche un'altra. Non c'è un'essenza dei popoli europei o dei popoli medio orientali che mette, diciamo, gli uni in contrapposizione agli altri o che rende più facile fare la rivoluzione lì che qui. Questo è, penso sia anche importante dirlo. C'è una volontà, c'è una disposizione al confronto, c'è un atto forte e collettivo che crea questa possibilità. Allora, penso che questa sia una possibilità storica e che le popolazioni che stanno costruendo il progetto confederale hanno svolto un ruolo di avanguardia, hanno aperto la strada perché quell'opzione si affacciasse in questo periodo storico. Allora, penso che sia necessario che noi non siamo da meno, perché quando le bombe dell'esercito turco cadevano su Afrin, nessuno dei civili, finché ancora c'erano civili ad Afrin, diceva i turchi. Tutti dicevano l'esercito turco, Erdogan, perché c'è una consapevolezza molto chiara del fatto che il popolo non per forza coincide nelle sue volontà con chi lo governa. Allora, questa lucidità, questa anche generosità d'opinione, perché noi sappiamo quanto spesso li abbiamo votati comunque, non noi qui, però sono stati democraticamente eletti questi loschi figuri, però questa appunto lucidità e generosità è qualcosa a cui penso noi vogliamo corrispondere. Allora oggi la società italiana deve dimostrare di essere qualcosa di diverso da quei fantocci che dicono non venderemo più armi alla Turchia, ma lasciano che un cannone parta ora da Roma. La società italiana deve essere qualcosa di molto diverso da coloro che adesso fanno magari sanzioni alla Turchia per cosa? Dicendo che è per la crisi umanitaria, ma perché in realtà vanno interessi petroliferi su giacimenti come minerali, scusate, su giacimenti come quello di Cipro. La società italiana può e deve, di fronte a quel popolo, di fronte a se stessa, poter dire che effettivamente ha scelto da che parte della storia stare, e io penso che in questo caso più che in altri sia molto chiaro qual è la parte giusta.